Noi abbiamo due problematiche. Una è che sicuramente rispetto a altre destinazioni di spicco che stanno vicino a noi, ma anche in altre parti in Italia, c'è un'offerta di posti letto che è un po' eccessiva. Quindi sicuramente quello che noi prospettiamo è il fatto che i numeri dei posti letto diminuiscono, quindi a fronte di creare stanze anche più grandi, e dall'altro lato far sì che attraverso un coordinamento, quindi una condivisione dei dati, si possa mantenere sempre l'asticella un po' più alta per quanto riguarda l'offerta. È chiaro che è un processo che non si può cambiare da oggi a domani, perché dobbiamo anche ricordare che dall'altro lato abbiamo delle realtà economiche che hanno dato lavoro e hanno fatto sì che ci fosse un indotto a Ischia anche grazie ad un turismo di massa. Questo turismo di massa però sta andando a diminuire perché era fatto di una classe media che oggi come oggi non ha più quella capacità di spesa. Quindi dobbiamo affrontare fondamentalmente un cambiamento senza recriminare quello che c'è stato nel passato.